Amici dei 2 minuti di gas, siamo qui a Fabriano, nell'headquarter di Elica, con Antonio Recinella, il CEO del gruppo. E desidero ringraziarlo perché? Perché ci ha dedicato alla comunità OSA due ore e mezza di altissimo profilo manageriale. E raramente si trovano dei manager così aperti, ma soprattutto così istruttivi per noi, che andiamo a visitare le aziende e vogliamo sapere, carpire i segreti, cercare di, insomma. E il mio amico Francesco Casoli mi ha detto è bravissimo, bravo lei, brava Enrica Satta, che è purtroppo la vicepresidente, che purtroppo è partita già per Milano, che salutiamo, ma devo dire che avete dato oggi un contributo veramente importante, a parte che l'azienda è strepitosa, quindi è importante, però volevo complimentarmi. Antonio è passato dal mondo dell'automotive al mondo delle carte. Allora, un salto gigantesco, vero? Come ti trovi a Fabriano nel mondo delle carte rispetto al privilegi l'aspetto umano? Sei tornato un po' più umano, diciamo, da questo punto di vista qua, è come radi, no? È vero, però fammi prima ringraziare me e voi per insomma il piacere di avervi avuto qui. Insomma, è anche per noi un piacere confrontarci sempre con il mondo reale, il mondo dell'impresa, che è il mondo che produce, il mondo che deve far andare avanti il paese. Quindi sono io che ringrazio te, che ringrazio anche gli altri imprenditori. È stato davvero un piacere confrontare le nostre idee con le vostre. Sì, Fabriano è stata una scelta fondamentale, devo dire che sicuramente l'energia di Francesco Casoli mi ha preso, mi ha coinvolto, mi ha affascinato, mi ha portato dentro a sposare con anima e cuore questo progetto. Sicuramente la vita nel mondo delle cappe è diversa dal mondo dell'auto, c'è più rispetto, c'è più energia positiva rispetto a un mondo, quello dell'auto, che è veramente complicato. La vita a Fabriano è eccezionale, una natura fantastica, un paese molto carino, le Marche, una regione piena di intraprendenza, piena di voglia di fare, quindi felicissimo della mia scelta. Convinto e contento. Convinto e contentissimo e sempre più motivato. Bene, amici, allora noi vi salutiamo, vi do un consiglio. Se avete la possibilità, modellate manager, ma soprattutto persone di questo genere, perché lo conosco da poco, ma ho visto la filosofia imprenditoriale veramente. Francesco, hai fatto una scelta strepitosa. Adesso andiamo all'happy hour, perché a giusta conclusione di una visita aziendale ci vuole un aperitivo. E grazie a Giulia che ha fatto anche il video. Grazie tanto. No, grazie a te veramente.